Carissime, vorrei iniziare ringraziando il progetto Marie Curie del programma della Commissione europea Pangaea che finanzia la nostra attività di ricerca in pangenomica. Innanzitutto, Pangaea è un consorzio di università e imprese che include diversi paesi in Europa, sono partners di questo progetto anche gli Stati Uniti, Canada e Giappone. Inoltre è partner di questo progetto anche Illumina Cambridge, che è leader mondiale nelle tecnologie di sequenziamento dei genomi. Pangaea si focalizza sullo studio in bioinformatica del pangenoma. Ma che cos'è la bioinformatica? La bioinformatica nasce dal sequenziamento del progetto del genoma umano, nel progetto genoma umano, che ha portato a una vera e propria rivoluzione informatica. In quanto con la bioinformatica la biologia ha prodotto algoritmi più di ogni altra disciplina scientifica. Il sequenziamento del genoma è il processo con cui si individua la sequenza di DNA di un organismo, perché è indispensabile l'utilizzo di algoritmi sviluppati dagli informatici. Vediamo questa slide come bene illustra la nascita della bioinformatica come disciplina che sviluppa delle proprie teorie e dei propri algoritmi per modellare i processi molecolari biologici e come appunto l'introduzione del computer dal 2004, dal sequenziamento del genoma, abbia prodotto un'infinità di copertine di Nature dedicate poi appunto alle scoperte ottenute in bioinformatica. Ma in particolare vorrei soffermarmi praticamente su tre copertine di particolare interesse per chi fa bioinformatica. La prima riguarda l'invenzione del personal computer, che significa poter portare l'analisi anche del genoma, l'analisi dei dati in casa di chiunque, la possibilità cioè di dovunque ci si trovi. Anche in un posto remoto dell'Africa, di poter capire ad esempio quale sia il patogeno che possa avere colpito l'uomo. La copertina in centro invece è relativa al progetto genoma umano, cioè sostanzialmente al sequenziamento del DNA dell'uomo che ha portato, abbiamo detto, una rivoluzione. Ed infine la terza copertina è quella relativamente al centenario di Turing, che è sicuramente il padre dell'informatica. In questi anni di pandemia abbiamo imparato in modo particolare che la bioinformatica è cruciale per contrastare la pandemia, per conoscere qual è la sequenza del SARS-CoV-2 che man mano muta e che si è diffusa nella popolazione. Per far questo, per monitorare con strumenti bioinformatici il SARS-CoV-2, diversi consorzi si sono costituiti utilizzando appunto il sequenziamento. Quella che vedete è una figura che mostra il confronto tra sequenze nucleotidi di SARS-CoV-2 e rivela la presenza di due ceppi di varianti, e cioè individua delle differenze a livello nucleotidico tra il primo gruppo di sequenze dove c'è una prevalenza di una tripletta AAC, che in realtà nel secondo gruppo di sequenze è sostituita dalla tripletta GGC. L'allineamento di sequenze con quel confronto che vedete illustrato risulta essere una delle principali procedure che viene sviluppata a livello di algoritmi in bioinformatica per poter fare l'analisi di sequenze. Ma la bioinformatica è chiaramente molto di più. Quello che vedete è un riassunto del viaggio che vorrei fare al centro del DNA per scoprire proprio il lavoro del bioinformatico. L'idea è che si parte da materiale genetico, si estrae da questo materiale genetico tramite sequenziatori frammenti di DNA che vengono letti e poi intervengono gli algoritmi che completano il sequenziamento. E tramite la lettura di file relative alla sequenza di nucleotidi di questi frammenti, poi con l'applicazione di algoritmi è possibile conoscere e ricostruire il DNA intero dell'individuo, e poi ovviamente intervengono tutti gli algoritmi che poi, come vedremo, portano a quella che si chiama la medicina di precisione.
Cos'è la medicina di precisione detta molto sinteticamente? È la medicina che sostanzialmente crea dei trattamenti e farmaci che dipendono dalle caratteristiche genetiche o anche altre caratteristiche del paziente. Ad esempio, nella figura viene semplificato, tre tipi di mutazioni o di variazioni tra genetiche tra tre individui, l'arancio, il blu e il verde. Per ciascuno di questi vi è un farmaco differente, in quanto se non si considera la mutazione genetica si rischia di produrre farmaci che sono del tutto inefficaci. Ora, avere i dati di sequenziamento è un aspetto rilevante. La tecnologia di sequenziamento si è evoluta moltissimo in questi anni, tant'è vero che si è passati da sequenziatori che praticamente hanno le dimensioni di un frigorifero di casa, sequenziatori che invece stanno nella mano e che terminano addirittura con una USB stick che consente di collegare il sequenziatore al vostro computer a portatile di casa. Significa questo poter leggere direttamente i dati dal calcolatore e velocizzare il processo di conoscenza, ovviamente, del DNA. Quello che vedete è un esempio di confronto tra tre sequenze, quella dell'uomo, del scimpanzé e del macaco, e si osserva come il confronto avvenga proprio tramite un processo detto allineamento, che consiste nell'inserimento di spazi all'interno delle sequenze per evidenziare le colonne che sono comuni alle sequenze analizzate. Ad esempio, inserendo degli spazi nella sequenza uomo-scimpanzé è possibile evidenziare molte più colonne di similarità tra le tre sequenze analizzate. A che serve questo confronto? Serve principalmente a evidenziare, ad esempio, la presenza in geni specifici, come ad esempio nel gene che produce l'emoglobina, di mutazioni che possono essere responsabili di patologie importanti, come ad esempio l'anemia falciforme. Infatti, è sufficiente la mutazione di una AIT per avere la produzione da parte del gene che produce l'emoglobina della proteina mutata, che ha un aminoacido alternativo a quello, tra virgolette, corretto, ed avere l'insorgenza appunto dell'anemia falciforme. Ora, le variazioni sono nella popolazione possono essere poche, ma possono essere molte, in particolare. Addirittura tramite le variazioni e mutazioni, noi siamo in grado di tracciare gli spostamenti della popolazione a livello mondiale, in quanto il DNA si porta con sé una traccia indelebile della storia dell'uomo. E quindi abbiamo una conoscenza proprio delle popolazioni dell'intero pianeta. La diversità praticamente a livello degli individui può essere rilevata ovviamente passando un sequenziamento massivo, cioè dell'intera popolazione. Una delle domande che ci si pone è se il genoma è effettivamente una sequenza o il genoma è qualcosa di più di una sequenza. La risposta è che il genoma in realtà è rappresentabile tramite un grafo, che è l'oggetto informatico che meglio rappresenta la relazione tra le sequenze di DNA in una popolazione. In questo esempio voi vedete la rappresentazione tramite il grafo di una sequenza rossa, di una sequenza verde, e l'idea è che ogni nodo, questo grafo ha dei nodi che sono i nucleotidi e delle frecce che sono gli archi del grafo che connettono il nucleotido al successivo se sono consecutivi nella sequenza analizzata. Il grafo può avere una struttura molto complessa, ovviamente, nel confronto di più sequenze. Ma quali sono le sfide in pangenomica? E con grafo del pangenoma intendiamo proprio il grafo di rappresentazione e di confronto di un insieme di genomi di una popolazione. È una sfida determinare variazioni genetiche, è una sfida associare queste alle patologie e studiare l'evoluzione degli individui. Servono nuovi algoritmi per affrontare lo studio dei grafi del pangenoma. Ma vorrei concludere questa presentazione evidenziando alcune delle sfide fondamentali della pangenomica. La prima è relativa all'esplosione dei dati, nel senso che in pangenomica, sostanzialmente, avendo sequenziamento di milioni di individui, ci si aspetta nel futuro
di avere una crescita dei dati in genomica che, come vedete, è decisamente importante e superiore dalla dimensione del cerchio, quella prodotta ad esempio da YouTube, quella prodotta dall'astronomia, piuttosto che prodotta dai dati di Twitter. Ora, questa vignetta che vedete è un po' la sintesi, la conclusione del nostro viaggio e quale sarà questo viaggio in futuro, il viaggio del DNA e degli algoritmi in futuro. È una vignetta dove vedete la situazione di un biologo che dalla Sierra Leone, dall'Africa, tramite un portatile e tramite un sequenzatore delle dimensioni, abbiamo detto, di una mano, invia i dati a qualcuno che sta in Inghilterra, a un istituto famoso di analisi dei dati che è l'EBI, e chiede praticamente se il DNA che sta analizzando è un virus di Ebola. E dall'altro lato c'è l'informatico che risponde ed è quello che ci si aspetta, un intervento pronto all'insorgere di pandemie. Quando ho fatto questa vignetta era più o meno il 2018 e l'avevo fatta ancora prima che scoppiasse la pandemia. La cosa sorprendente è che la predizione di una pandemia e la necessità di una sorveglianza e monitoraggio era già stata preannunciata in modo profetico da Bill Gates nel 2015 in un talk fatto appunto da questa associazione Technology, Entertainment and Design. E aveva allora mostrato questa slide relativa alla diffusione del virus dell'influenza nel 1918 e sostanzialmente aveva profeticamente detto che era necessario investire, proprio lui informatico, nello studio dei virus. La priorità per l'umanità era lo studio dei patogeni. Ma che dire? Che dire? Vorrei a questo punto concludere dicendo che sicuramente la bioinformatica per il nostro futuro, per questo futuro che si appresta, è fondamentale ed è cruciale. Una cosa che ho imparato e di cui ho preso coscienza in questi anni di attività nell'informatica, nella bioinformatica, è che saper gestire l'informazione significa essere protagonisti di questo futuro, perché si è completamente dentro in questa realtà e rinunciare, non, e dico voi, invito voi a non rinunciare ad essere protagonisti di questo futuro. E proprio per questo concludo dicendo che la bioinformatica è sicuramente femminile, è nerd, è femminile, è cosa per donne. E questa è la fotografia di una nostra studentessa, di una mia studentessa di dottorato, una Paola Carrieri, che attualmente è Research Staff Member all'IBM in Inghilterra, dove felicemente si trova e ha anche trovato l'amore della sua vita. Vi ringrazio e vi saluto. Buona continuazione.